La convivialità delle differenze in un momento storico in cui sembra che le diversità debbano essere messe al bando è il tema su cui vogliamo confrontarci. Così Gianni Liviano, consigliere regionale tarantino, nel dare il via alla 24esima edizione della Quattro Giorni d'Estate, a cui non ha potuto partecipare, contrariamente a quanto annunciato e da lui stesso assicurato, l'onorevole Graziano Del Rio, bloccato in Parlamento perché impegnato nelle votazioni per l'elezione dei membri laici del Consiglio Superiore della Magistratura. E il tema della convivialità delle differenze è stato ripreso da Don Marcello Cozzi, segretario nazionale di Libera, parlando del tempo per amare. In tempi come questi sono tempi difficili, non ce lo nascondiamo, sono tempi anche di disorientamento, di confusione, tempi di ricerca di speranza, ma soprattutto in tempi come questi abbiamo bisogno di incontrarci, di dialogare, di approfondire certi temi, di approfondire le sfide di oggi. Abbiamo bisogno di ritornare a parlare insieme perché si sta perdendo anche la dimensione della relazione. La parola amare rimanda a comunità, l'altro tema della serata, dialoghi sulla comunità, su cui è intervenuto il professor Giandomenico Amendola, ordinario di sociologia urbana dell'Università di Firenze. In un paese, in un mondo in cui nessuno argomenta più niente, tutto si riduce in pillole in Twitter, in Facebook, persino i ministri con scarso senso del ridicolo comunicano solo via Facebook. Queste sono occasioni per incontrarsi, parlare, discutere, argomentare, dissentire. E la formazione dell'opinione pubblica avviene così. Da questo punto di vista sono insostituibili.